Grazie. Grazie Elisa. Allora cogliamo anche l'occasione di salutare le autorità che sono presenti, anche gli amici che hanno voluto essere qua con noi. In quest'ora il comandante dei Carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza, c'è appunto il segretario della Camera di Commercio, la PS, abbiamo l'Agenzia delle Dogane, i rappresentanti di Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, il presidente di TEA, quindi sono, diciamo così, gli elementi del territorio, e poi i colleghi delle altre territoriali, quindi Verona, Vicenza, appunto Bergamo, di Confini Industria. Poi c'è il rappresentante del centro tecnologico, del centro servizi imprese, e devo dire di solito non li si saluta mai, e noi lo facciamo, il collegio arbitrale, il dottor Gualerzi, l'avvocato Soaldo e il notaio Bertolucci. Allora, noi abbiamo 12 sponsor, 12 aziende associate sponsor, e vi vorrei far vedere con cosa volevamo presentarle, c'è cioè un'immagine, ecco, che è quella che vedete dall'altra parte, perché sono 12 a tavola. Poi però c'è stata una lite a livello confronto, a livello associativo, ho detto poi, dopo però glielo dici tu chi fa Giuda, ma gli abbiamo detto che Giuda quando poi se ne va, perché lui fa il quitting, come si dice adesso, hanno assoldato Mattia, quindi potevamo farlo, ma non l'abbiamo fatto. Lo facciamo col monastero, che è quello che vedete qua. Questo è il monastero di San Benedetto in Polirone, lo trovate anche nel Bigable che vi abbiamo appunto consegnato, perché l'abbiamo fatto con questo. Questo monastero nasce nel 1007, era di proprietà dei Canossa, e da subito una grande fortuna, perché gli muore qua un sant'uomo che diventa davvero santo, la reliquia, il monastero comincia ad avere un'importanza fenomenale. Ha un'importanza talmente fenomenale che quando Napoleone passa da Mantova, ci passerà due volte, lo chiude nel 1797, e devo dire lì finisce la grande storia dei monaci a San Benedetto, ma inizia poi quella che vediamo oggi, di un luogo davvero fantastico. Allora, per presentare gli sponsor, io chiamo qui con me sul palco appunto Riccardo Treccani, eccolo, perché vorremmo raccontarvi questi sponsor secondo la regola benedettina. La regola benedettina è una regola molto interessante, perché non c'erano degli ordini, c'erano dei suggerimenti. Per favore, perché Benedetto sapeva che gli uomini sono un po' difficili per gli ordini. La regola che cos'era? Se ci fosse oggi sarebbe una ISO 9001, o forse una 22.000, una 14.000, o quella della responsabilità sociale. E quindi chi avremmo potuto coinvolgere delle nostre aziende? Nel monastero del Polirone, PQA avrebbe assicurato una perfetta applicazione della regola con la sua gestione della qualità. E poi... spaventa tutti quelli che pensano al monachesimo benedettino è che sia una regola dura, nel senso che ci si alza presto, si prega semplicemente, si lavora, è dura, e in realtà dobbiamo pensare che la gestione del tempo era perfetta, perché comunque dormivano dalle 6 alle 7 ore e questo non accadeva ai contadini, i monaci sapevano gestire il tempo. Qual era l'unico problema? Che non c'era la luce elettrica, mandavano a candele, e allora forse se avessero avuto quest'altra azienda associata le cose sarebbero andate diversamente. Non ci sarebbe stato bisogno di candele per leggere i messali e cantare in coro, perché Elettro Rizzi avrebbe previsto un'illuminazione efficace e sostenibile. E poi c'era anche un'altra cosa che facevano, che era la riunione del lunedì mattina. Ora, la riunione del lunedì mattina non piace a nessuno, penso, ai monaci piaceva, facevano la riunione del capitolo, e in quella riunione lì tutti capivano che cosa dovevano fare, e c'era una cosa molto interessante, che era il capitolo delle colpe. Alzavano la mano e dicevano: io ho fatto questo errore, e l'abate paternalmente lo correggeva con qualche preghiera. Ma quella lì era una relazione, era il CRM, era sapere quali erano le relazioni. Allora, come avrebbero potuto tenere traccia di queste cose se avessero avuto quest'altra azienda associata? Tenere traccia di tutti i contatti e gestire in modo ordinato i progetti, se ci fossero stati software di sistema, gli abati del Polirone avrebbero dormito sonni tranquilli. E poi i cantieri, l'ha detto la Presidente, l'ha detto appunto il Sindaco, io parlo dei cantieri del monastero, non dell'altro cantiere. Allora, i cantieri sono veramente un simbolo di buon governo, cioè il Polirone è sempre stato un cantiere, fino a 7 anni prima, quando l'ultimo abate fa la biblioteca monastica, e dopo 7 anni arriva Napoleone e gli dice: non ci serve più, via, togliamo i libri, facciamo. Allora,
sono sempre state, e la base del cantiere è la sicurezza. E allora, se avessero coinvolto questa azienda con CSE, i cantieri medioevali del Pulirone, ma anche quelli di oggi, sono gestiti in perfetta sicurezza con DP e tutti gli strumenti per evitare problemi. Grazie, adesso chiamo appunto Maddalena Marocchi. Allora, siamo nel refettorio. Il refettorio era il posto dove mangiavano i monaci, si mangiava solo qui. Era un posto dove si mangiava in assoluto silenzio, quindi per dire passami il sale facevano i segni, perché era così, è per questo che l'acustica non è spettacolare. Ed è un posto dove naturalmente i prodotti c'erano qua sotto nel cantinone. Allora, se avessero avuto questa azienda, invece di fare un pasto al giorno, probabilmente potevano fare anche lo spuntino. Con Sterlingarda i monaci del Pulirone avrebbero potuto fare qualche pausa in più per bere un succo di frutta, anche fuori stagione. Se avete visto la mappa, il Pulirone è un labirinto. Adesso quando andiamo a cena abbiamo fatto anche il percorso salute per non mettervi la tavola qui e farvi fare un po' di movimento, perché il monastero era fatto per accogliere centinaia di monaci, lo vedete dalle dimensioni di questo refettorio. E allora bisognava avere una segnaletica, in realtà poi era il maestro dei novizi, faceva l'onboarding e gli diceva dove andare, ma se avessero avuto questa azienda le cose sarebbero andate meglio. Il Pulirone è un labirinto per chi non la conosce, e Setra, con la sua segnaletica, avrebbe potuto risolvere qualsiasi problema di orientamento. E poi abbiamo una bellissima cosa: l'abate del Pulirone era come il capo di una holding, cioè il Pulirone produceva prodotti che venivano anche venduti. E allora bisogna dire questo, che il Pulirone aveva un brand, un marchio, che è quello di San Simeone con la cerva. E quindi, visto che gli imballaggi erano importanti, loro naturalmente li insaccavano, ma se avessero avuto questo tipo di azienda... Noi compriamo la confezione, non il prodotto, e con CS Paper l'imballaggio sostenibile avrebbe trasportato tutto il brand del Pulirone. Pulirone aveva un magazzino prodotti incredibili, qua sotto di noi è il cantinone, che poi si sviluppa anche sotto l'infermeria. È uno spazio fenomenale, vi fa rendere conto di quanto fosse importante per il Pulirone avere un ufficio acquisti fondamentale. Ma l'ufficio acquisti lavora se il magazzino lavora, e allora forse se i monaci del Pulirone avessero chiamato questa azienda... Il celleraio del Pulirone avrebbe dato tutto per poter chiamare Toyota Handling e utilizzare i suoi carrelli per spostare botti di vino e otri di olio velocemente e senza fatica. Perché qui facevano l'olio, facevano il vino, chiamano Martina Micheletti, la birra la facevano più su. Tenete conto che San Benedetto dice che non bisogna bere troppo, ma non dice che non bisogna bere, e potevano arrivare a bere fino a un litro di vino al giorno, perché il vino era anche un nutrimento. Il monastero del Pulirone aveva un prodotto che era ricercatissimo in tutta Europa, ed erano i libri. Detto questo, oggi dire che il prodotto libro viene cercato in tutta Europa fa un po' sorridere, ma i libri del Pulirone sono fenomenali, e lo sa bene Napoleone, che è la prima cosa che ha preso, venduto e rivenduto. La gran parte sono in Teresiana, ma ce ne sono in giro in tutto il mondo. Per fare i libri bisognava avere i colori, per avere i colori bisognava scaldare i colori, avere degli strumenti che consentissero di miniare. E allora forse, se avessero conosciuto questa azienda, anche la storia del Pulirone e dei suoi libri sarebbe stata diversa. I manoscritti del Pulirone sarebbero stati ancora più belli, utilizzando gli strumenti in plastica che solo l'innovazione della Veschi avrebbe potuto produrre. Dei monasteri benedettini, della rete del Pulirone, era una holding davvero. Il Pulirone a un certo punto fa una sorta di oppa ostile e si stacca da Cluny perché non ne poteva più, quindi i monasteri erano collegati e tutti potevano bene o male spostare prodotti o libri da un monastero all'altro, i monaci meno, i monaci erano ancorati al monastero, e
trasporti li facevano con i carri. Allora, se avessero avuto questo tipo di trasporto, probabilmente il Polirone sarebbe arrivato fino in Sud Italia. I monasteri benedettini erano delle holding per i franchising e avrebbero dato oro per avere dei veicoli come quelli della Zanoni per trasportare beni e persone da un'abbazia all'altra. Abbiamo l'idea che questi monaci in realtà lavorassero tanto. Bisogna dire che il lavoro del monaco non era il lavoro della terra, erano persone che lavoravano intellettualmente. Il prodotto era il libro, i prodotti della terra, ma sicuramente erano monaci che avevano anche una certa inventiva, e allora devo dire che se avessero avuto questo tipo di prodotto probabilmente sarebbero stati anche più importanti di più. Le scatole per i granaggi della Rebus avrebbero fatto la fortuna dei monaci di Polirone e sarebbero diventati, insieme ai manoscritti, il loro prodotto di punta. E siamo all'ultima azienda, e quando parliamo di ora e zavora, molti pensano alla bora del monaco che esce dal monastero, prende la zappa e va a zappare nei campi. Ma secondo voi, un contadino a cui fanno la proposta di entrare in un monastero gli dicono che dovrà comunque lavorare la terra, il monastero ci va? No, perché i monaci non lavoravano la terra, avevano i servi della greve, i contadini che la lavoravano per loro. Come potevamo convincere i monaci a lavorare la terra? Probabilmente con questo tipo di attrezzatura. Con le trapiantatrici di Ferrari Growtech, anche i monaci del Polirone avrebbero potuto lavorare e lavorare insieme senza fatica, e forse per la prima volta avremmo visto un monaco lavorare in campagna senza sporcarsi le mani. Abbiamo giocato con il monachesimo benedettino, ma adesso vi diamo un'idea e un esempio di come la regola benedettina sia modernissima. Vi diamo uno spunto per quando lunedì mattina tornerete nelle aziende e ricomincerete a lavorare. Lo spunto è questo, viene dal capitolo 4 della regola. Non odiare nessuno, non nutrire gelosia, non assecondare l'invidia, non amare i litigi, fuggire l'altericia e l'arroganza, venerare gli anziani, amare i giovani, nell'amore di Cristo pregare per i nemici. Capisco che questo sia difficile, però nell'amore di Cristo pregare per i nemici, tornare in pace con chi si è in contrasto prima che tramonti il sole, e della misericordia di Dio non disperare mai. Grazie.